Ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi voglio fare un video tag un po' particolare. Già ne ho fatto uno, magari vi lascio il link dell'altro video. Il video si chiama Il mio amico peloso. Questa volta vi voglio presentare Amélie. L'unica cosa che vi chiedo, per quelle che già mi seguono da un po', non ho voglia di parlare di ciò che è successo alla mia Maggie, perché anche se è passato ormai un po' di tempo, il mio cuore è ancora a pezzettini, quindi voglio parlare delle cose belle, non di quelle brutte che mi fanno soffrire. Comunque, vi voglio presentare Amélie. Allora, questa è la mia scimmietta Amélie. Ciao scimmietta Amélie! Non mi dare i bacini in bocca. Allora, lei è Amélie. Amélie, come sei carina! Allora, che animale è e che razza è? Come si può notare, è una scimmietta. No, sto scherzando, è un cagno, è un cagnolino di media grandezza. Che razza è? È un incrocio di un incrocio di un incrocio, quindi è razza Amélie. No, non cadere, amore. Da quanto tempo ce l'hai? Ce l'abbiamo a casa da un anno ormai. Chi c'è fuori? Come l'hai avuta? Allora, un anno fa, a settembre, mia zia doveva andare a Roma e lei aveva già un cane che aveva una certa età, era un cane abbastanza grande con anche dei problemi di salute. Ci ha chiesto di tenerla per 3 settimane, il tempo che lei ritornasse qua a Salerno e se la sarebbe venuta a prendere. È passato un anno. Dove vai? Amélie, seduta, dai. Seduta. Quanti anni ha? Allora, ad aprile, comunque primavera, ha fatto 2 anni se non sbaglio. Allora, caratteristiche caratteriali: è una giocherellona, è dolcissima, è non muore, è un cane molto dolce, si affeziona a tutti, vero amore? No, oh, il tuo cielo è bello, però devi guardarvi là, dall'altro lato, chi ha la faccia? Oh, lì, eccola qua. È veramente un cane molto dolce, subito si è affezionata, si è abituata al... Vedi che cade dalla scrivania. Scusate. Si è affezionata, si è abituata alle regole di casa. Girati così, Amélie. Non cadi, seduta. Brava, vicinaia, così. Alziamo il cielo, fatti vedere così, poi... Che significa per te il rapporto con lei? All'inizio era, visto che mia zia ce l'aveva da un po', era la cagnetta di mia zia, una specie di cuginetta canina. Ora che ce l'ho a casa da un anno, bella. Che c'è? La crema? Non ti mangio la crema sulla mano. Comunque, stavo dicendo, ora che ce l'ho a casa da un anno, ti prendi tutta l'inquadratura? Va bene. La seconda piccola di casa, la cucciola di casa, l'esserino che ha bisogno di coccole, di cure, di attenzioni. Non voglio dire simile al rapporto che avevo con Maggie e che nel mio cuore ho ancora con lei, però sì, è come se fosse un'altra piccola sorellina. Vero, piccola? Sì. Quali sono i momenti passati con lei che preferisci? Ciao. Non ti bacio in bocca. Mi piace giocare con la palla, tantissimo. Ci divertiamo nel corridoio a fare le corse. Litighiamo perché si ruba le mie ciabatte. Allora la devo rincorrere per farmi restituire la ciabatta. La mattina che cosa ci prendiamo? La mattina quando mi sveglio e mi sto preparando la colazione praticamente mi guarda in faccia perché sa che ha il biscottino. Dov'è il biscottino? Ciao, biscottina! Da quando l'abbiamo curata da un acaro che aveva sotto pelle cutaneo dalla nascita, dorme sul mio letto e io adoro dormire con i miei cani sul letto. Credo che sia una delle cose più belle dormire con il proprio cane, anche se dicono sporca, ma se sono più lì di loro delle persone.
sorvoliamo. Quali soprannomi? Quali sono i suoi soprannomi? Scimmietta. Allora, Amelicchia, Melina. Chi è mamma? La chiamo anche la scimmietta. Cosina nera. Cosina nera. Che parole riconosce? Amelie, scimmietta, biscottino. Dove è il biscottino? Dove è il biscottino? Dove è il biscottino? Lo striscino di Amelie? Dov'è lo striscino? Il micino riconosce. Sotto casa mia gironzolano parecchi gattini randagi e non li sopporta, quindi ogni tanto faccio: dov'è il gattino? Andiamo dal gattino, prendi il gattino. Dov'è il gattino? Comunque la parola che preferisce di più è biscottino. Dove andiamo a prendere il biscottino di Melì? Dov'è il biscottino di Melì? La pappa riconosce. Andiamo a passeggio. Dopo andiamo. È ancora presto, mo sei scesa. Papà? Dov'è papà? E mamma? Paola? Che è mia sorella praticamente. Non so se il mio nome lo riconosce perché non è che io mi autochiamo. Nonna? Dov'è nonna? Noi praticamente a casa all'anno abbiamo per 6 mesi mia nonna. E lei ovviamente l'anno scorso si è goduta per 6 mesi la nonna, che la viziata me l'ha fatta ingrassare. Lei praticamente quando è arrivata a casa era uno scricchiolino tutto peli e ossa. Pesava 6,5 kg più o meno, ora è arrivata a quasi 10. Vero scimmietta? Alzi il musillo, fatti vedere come c'è lei. Dammi le orecchie, guarda di là. Ma più bella con le orecchie così. Oh boing. Vabbè, abbiamo finito. Sì, abbiamo finito. Credo di aver detto tutte. Sì, salutiamo allora? Guarda là e salutiamo. Amore, qua. Ciao ragazze, ciao ragazzi. In gamba.